Finisce questo giorno, questo venerdì di Quaresima. Oggi abbiamo meditato sulla passione di Gesù. Guardate dietro di me quel volto sofferente e coronato di spine di Gesù, quanta dolcezza esprime. Ogni qualvolta io ho un pensiero, una preoccupazione, guardo questo volto e trovo tanta pace. Mi perdo in questa immagine pensandomi davvero sotto la croce di Gesù. E allora avviene che anziché cercare consolazione, vorrei consolare questo cuore ricco d'amore. Amici carissimi, fratelli e sorelle, ho imparato ad apprezzare ogni cosa, le piccole come le grandi gioie, ma anche a fare tesoro delle piccole o grandi sofferenze. Non solo le mie, che non mancano, ma quelle vostre o delle persone che mi circondano. Ho imparato l'arte dell'essere una persona delicata, perché un cuore non è uguale all'altro cuore, così come una vita non è uguale all'altra vita. Ho imparato l'arte del silenzio, perché a volte una parola si può dire e altre volte no. Ho imparato quanto sia importante pregare per tutti, perché tutti, in un modo o in un altro, hanno il desiderio di incontrarsi con quel volto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti e a domani.